Bentornati su ManaTube, io sono Spec e questo è Damian. Ciao a tutti, bentornati. In questo video torniamo agli esercizi di stile e parliamo di una cosa desiderata da voi tantissimo. Cosa, Damian? Parliamo della Mana Base, richiesta, adorata, domandata. Scopriamo insieme come si costruisce dopo la sigla. Prima di tornare alla fase principale del video, vi ricordiamo sempre che iscrivendovi al canale potete supportarci, ma anche un like o un commento ci può aiutare, sia per i feedback sia per sviluppare meglio il canale. Sono un'ottima risorsa. Ma, tornando agli esercizi di stile, Spec, Mana Base. Mana Base, vi abbiamo lasciato nel primo esercizio di stile dove abbiamo dato solo un piccolo indizio di quante terre più o meno, secondo il nostro punto di vista, ci sono nei mazzi. Vi abbiamo dato un dalle 36 alle 40, sì, una cosa del genere. Una media di terre, ovviamente parliamo di media. E queste terre ovviamente riusciamo a svilupparle in modo diverso rispetto a varie cose. Sicuramente di queste 36-40, 5-6 utility. Ma sì, cosa si intende? Le utility lands non sono molto molto particolari, perché sono quelle terre che solitamente danno mana in colore, non sempre, ma molto spesso, però hanno una funzione ulteriore, Spec, hanno altri effetti che possono essere utili durante la partita. Sì. Esempio, High Market ad esempio anche Warzone sono carte che possono avere effetti diversi oltre a dare solo mana. Sì, e non confondere questa tipologia di terre che sono utility con le terre che fanno cose però non danno comunque mana. Questo perché non sono da considerare nella mana base, perché non ti danno mana, quindi non ti riescono a sviluppare bene la curva, a sviluppare delle cose. Carte come Maze of It, una carta stupenda, bellissima, o Arena ad esempio, un po' meno conosciuta e anche più rara da trovare, insomma, sono carte che hanno un'utilità, fanno il loro, occupano uno slot di terra, quindi fanno giocare terra per tutto il turno, ma non sono sicuramente terre che danno mana, quindi sono da tenere fuori. Attenzione. E a parte l'utility land, vi ho detto anche 36-40 terre. Ma parliamo di queste terre, Spec. Cominciamo a parlando delle terre stappate e tappate. Terre tappate e stappate. Non è da poco, perché fa tutta la sua differenza avere una terra che entra, ti può dare mana, o una terra che entra, non ti dà mana, o chissà se. Le terre stappate di media, bisogna in mente le dual o le shock, cioè le classiche shock che tutti abbiamo da Ravnica a questa parte. Carte principe. Sì. D'altro canto ci sono anche terre che entrano sicuramente tappate. Ad esempio, Damian? Esempio, Triomi, di cui parliamo davvero sempre, forse parliamo anche troppo, o anche i templi, sì, che entrano tappati, permettono di fare scry. Questi sono appunto gli estremi, per dire, carte che o entrano sempre più o meno stappate, o carte che entrano sempre tappate. Però in mezzo c'è una grossa colonna di terre, sì, che invece possono entrare stappate in base alle circostanze. Sì, insomma, c'è un cambio di probabilità, diciamo. Questo è un po' il concetto. Ci sono quelle stile Battlebond Land, che sono le terre appunto uscite con Battlebond, che è appena finito il ciclo grazie a Commander Legend, che entrano stappate se c'è più di un avversario. Siamo in Commander, a meno che non sia la fine, più o meno c'è lì. Oppure anche le Checkland, che oggi, con tutti questi triomi, un'altra volta che lo ripetiamo, e insomma, tutte le shop, le dual, così entrano facilmente, proprio facilmente, stappate. I messaggi subliminali. Triomi, triomi, triomi. Al posto, esatto, di fumate dei Simpsons, cioè, triomi. Oppure ci sono terre che entrano molto più spesso tappate, perché è molto più facile. Carte come le Fastland, che molto spesso, se le trovi dopo il secondo o terzo turno, entrano sempre tappate. Sì, oppure le Showland, che richiedono di avere, ad esempio, una terra in mano, è più difficile riuscire a farle entrare stappate. E qui, appunto, su questo grosso mischione di terre, spesso doppie, la gente si chiede, ma quali scelgo per il mio mazzo? Cioè, quali sono quelle adatte per il tipo di mazzo che voglio fare io? Come abbiamo detto, Spec.
E quante sono? Cioè, ma e come faccio a scegliere? E questo dipende. La vera risposta è dipende, ma dipende da che cosa. Bisogna sceglierle rispetto al tipo di mazzo, cioè alle modalità di gioco, rispetto a quelle modalità di gioco di cui abbiamo parlato negli altri video precedenti. Quindi aggro, control, midrange, tempo, combo. Cioè. Combo. Sì. E rispetto anche alla struttura del mazzo, la struttura del colore. Su cui arriviamo dopo, perché la struttura sì. È molto più complessa di quello che può sembrare. Sì. Modalità di gioco che trovate appunto qui, come abbiamo detto, combo e aggro, ad esempio, richiedono di essere quasi sempre stappati a tutti i costi, perché sì. Bisogna mai perdere, o non si può evitare di giocare carte in curva, cioè è fondamentale, o essere sempre pronti a provare a fare una combo e vincere la partita. Carte come le Painland o Mana Confluence, che al costo della vita ti danno comunque il mana che ti può servire. Oppure sempre. Midrange Control, spec. Esatto, sempre comunque. Midrange Control a livello opposto puoi mettere terre. Più terre facilmente, puoi mettere più terre rispetto a un angolo, a un combo, ma mettendo anche più terre puoi avere più terre che fanno altre cose, possono entrare tappate, ma che possono avere quella sinergia in più, possono avere quell'utilità in più, quindi anche terre utility in più, che sì. Hanno anche colorato, però sì. Sicuramente tappate, un segnalino di qua, un'abilità statica in più, sicuramente tanto. Terre che appunto permettono di avere un maggiore vantaggio lungo la partita. I triomi sono forti perché i midrange control ti permettono di avere più qualità nell'avere più colori tutti insieme. Oppure si possono ciclare se uno vede che le pesca esatto. Troppo tardi. Quindi anche le altre terre ciclo sempre col tipo di terra base, diciamo. Certo. Per Sì. Resta una patata bollente, Dani. Resta tempo. Tempo che è sempre un po' lo sfortunato, perché sì. Tempo vuole effettivamente avere le terre stappate per poter o interagire velocemente con gli avversari o essere lui a fare la prima mossa. Sì. E quindi terre come anche le terre filtro o le canopy lens, che magari ti fanno perdere un punto vita, ma ti fanno pescare una carta. O ti danno comunque mana, perché spesso tempo non usa tante utility lens, perché non sì, ha no. Questo tempo per fare un vantaggio così. Possono essere utili per avere sempre una mana base efficiente che ti dia sempre le risposte che ti servono in tutte le necessità. Sì, non bisogna morire in fretta, non bisogna neanche avere terra appunto con i tappate che io devo fare la rispostina, no? Devo avere la creatura, io devo fare le mie cose. Esatto. Sì, sì. Proprio in mezzo è il più complicato probabilmente sì. Non che gli altri siano facili, c'è chiaro. No. Poi appunto abbiamo parlato della struttura del mazzo. E quindi si arriva alla distribuzione del colore e qua ci abbiamo fatto vari ragionamenti. Bisogna vedere quante carte per colore si hanno, cioè quante carte sì. Per colore ho nel mazzo, quindi uno si può fare un'idea della proporzione dei colori che devo appunto mettere, ma anche quanto questi colori si ripetono nella stessa carta, giusto? Sì, perché come dicevi, quantità di carte. Se io gioco un mazzo con tre colori, ma ho solo tre carte di un colore, ovviamente non ho tutta questa necessità di avere avere il mana di quel colore lì in quella determinata. Tante volte mi capiterà poco spesso. E quanto le carte sono mana intensive in punto lì? Quanti segni bollini di mana di quel tipo ho? Esatto. Perché se ho una carta che ha tre bollini bianchi, una carta bianca con tre mana bianchi da dover spendere, quella è molto mana intensive, e quindi servono più terre che diano mana bianca. Servono più terre che ti danno bianco e la proporzione sicuramente deve avvicinarsi, metti fra i due colori o fra i tre. Esatto. E un altro aspetto importante è come i colori stessi, i colori delle carte stesse, sono distribuiti nella curva. Cioè se io nel mazzo ho i drop buff, cioè le creature che entrano prima, le magie che uso all'inizio, di un determinato colore, tipo ho un mazzo pieno di Manadork, che sono gli elfi di Lanwar, per prendere uno in considerazione, all'inizio devo avere mana verde e deve essere stappato.
se no quell'elfo di Llanowar l'ho già fatto 1, 2, 3 e perde del tutto la sua efficacia, o anche una removal, o anche un fulmine che sia la cosa più basilare. Quindi bisogna stare attenti. Invece se per caso avete dei drop alti di un altro colore, potete dire ok, posso permettermi di avere qualche terra tappata che mi dia anche il colore con molta più calma, nel senso che non mi serve subito avere quel colore lì. Sì. Uno si può provare a giostrare sulla curva di mana per riuscire a trovare la giusta combinazione ed essere efficiente, fare quello che vuol fare il mazzo a inizio partita e quello che vuol fare il mazzo a partita inoltrata. Perfetto. Ultimo pezzo, ultima clausola per le Fetchland, Spec. Le Fetchland sono un moltiplicatore di potenza. Perché le Fetchland costano così tanto? Cioè, perché? Non lo so. Dovrebbero essere nello starter pack. Ok, queste sono le Fetchland. No, Spec sta per essere venuto preso, viene preso a casa dalle SWAT della Wizard. Esatto. Quale Fetch hanno l'utilità di darti il colore che vuoi, perché sì, avendo la singola fetch che può prendere per due tipi di terra, essendoci triomi, essendoci varie carte con due tipi di terra, ti permettono proprio di... è più semplice, è molto sì, più semplice. E poi ti permette anche di prendere eventualmente le terre tappate, se hanno un tipo di terra da esatto, poter cercare, e anche tipo nella fine del turno dell'avversario, ottimizzando quelle terre. Come diceva sì, Spec, il trioma è perfetto. Turno 1 metto una fetchland, passa il turno prima del mio turno sfetcho, vado a prendere il trioma. È una carta che dà a tre tipi di terra e a tre colori al primo turno e mi risolve tutto. Cioè, l'ottimizzazione delle terre tappate con le fetch si sente molto. E poi ci sono alcuni effetti collaterali che possono avere. Sì, le fetch ti fanno mescolare il mazzo, quindi se sai che cos'hai come prima carta ti può permettere di dire no, voglio mescolarlo. Se giochi un pochino con le proporzioni rispetto a quello che hai pescato, puoi farti qualche viaggio mentale e dire no, adesso vale la pena mescolare. Esatto. Ho pregato sì, i santi, hanno detto di così. Oppure, insomma... Si possono fare tante cose, sono forti. Non sono... fondamentali, perché se ha una buona mana base potrebbe riuscire a farlo anche senza le fetch, però sicuramente, come ha detto il buon Spec, aumentano moltissimo la potenza perché aumentano l'efficienza. È molto difficile perdere il turno per una terra tappata. E questo è il video delle terre, della mana base. Ce l'avete chiesto in tanti, esercizi di stile continua, come al solito con i suoi tempi, però riusciamo a darvi quello che magari vi stavate chiedendo e potete trovare un riscontro, un feedback. Quindi fateci sapere cosa ne pensate di questo video, se vi piacciono gli esercizi di stile, e seguiteci sempre in questo viaggio degli esercizi. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manatub, ci vediamo alla prossima. Ciao!